Buonasera, benvenuto a Cefalù. E allora, questo è il momento del teatro. Ecco, allora va bene. E allora, benvenuti al Teatro Cicero per la serie incontri con l'autore. E abbiamo inaugurato questa serata portando con noi Marina Ripa di Meana. Il progetto Incontro all'autore è stato ideato da Angela Macaluso. Io ho semplicemente cercato di portare un personaggio, che è quello di Marina Ripa, e che questa sera presenterà il libro Invecchierò ma con calma. Buonasera a tutti, benvenuti. Come sempre vi ringrazio per aver aderito a queste iniziative che noi portiamo avanti a Cefalù. Il progetto Incontro con l'autore non è nuovo, nel senso che si è già fatto a Cefalù, si continua a fare anche con gli incontri d'estate tramite il professore Cristina. Semplicemente quello che ho cercato di fare stavolta insieme a Francesco è quello di portare dei personaggi con una altisonanza nazionale e internazionale, perché ce ne saranno anche altri nei prossimi mesi, soprattutto per due motivi. Uno, per riportare l'attenzione su Cefalù, perché dei personaggi conosciuti anche televisivi, anche con un atteggiamento, comunque una personalità molto forte, come quella in questo caso di Marina Ripa di Meana, attira l'attenzione comunque su Cefalù, e ne avevamo bisogno, ne continuiamo ad avere bisogno. E la seconda cosa era quella di dare ancora una volta la possibilità a questo gioiello, che io tra l'altro adoro, la possibilità di essere riaperto per diverse occasioni. Allora, l'incontro con l'autore, che si svolgerà ogni mese con un autore diverso, può essere anche questo. Io leggo qualcosa, perché per esempio in un'intervista su 7 Lucrezia Latte della Rovere sparò a zero su tutte le donne rifatte, con i ritocchi eccetera, e lei poi ebbe a rispondere in maniera molto piccata su queste cose, su questo argomento. Per cui io vorrei chiederle, e poi chiedere a loro, una donna in carriera, perché io penso che molto spesso il rapporto tra madre e figlia sia complicato, ancora di più quando una donna poi è in carriera, per cui pensa alla carriera, pensa all'avvenire e un po' meno ai figli. Quindi da donna in carriera, pensa che tolga molto questo ai figli, e come si può conciliare, come si può superare quello che magari nei primi tempi della sua vita molto piena, ricca, perché dalla moda allo spettacolo, alla TV, non ha potuto contribuire, insomma, ad avere questo rapporto di una casalinga con la figlia, ecco. Allora, diciamo che il rapporto madre-figlia è sempre difficile. Diciamo poi che invece il mio rapporto, il rapporto tra me e Lucrezia, è stato quasi un corpo a corpo tra pesi, pesi massimi. Ecco, perché è veramente stato un inferno. Adesso, col tempo, naturalmente, le cose poi si vanno smussando. Ma perché si vanno smussando? Si vanno smussando perché io, come lei ha detto, sono stata effettivamente una madre sempre che ha badato, ha dovuto badare, no? Perché ma ho dovuto badare prima di tutto a tirare la carretta, perché nel mio libro, lo racconto, sono stata praticamente una ragazza madre, ho avuto da subito il problema di avere questa figlia e dover tirare, fare la madre e il padre, perché non c'erano. Insomma, un marito, un padre di mia figlia, è praticamente, lo racconto, già dai primi 40 anni inesistente, anzi meglio che non esistesse, perché è stato sotto certi aspetti, insomma, da dimenticare. Per cui, insomma, ho fatto la madre e il padre. E che cosa succede? Che ho fatto per cui la carriera, diciamo che non è stata solo una necessità, è stata una necessità, non è stata solo una scelta. Dovevo lavorare, ecco, da sempre, inventarmi la vita, come dico. Inventarsi la vita, penso. Inventarmi la vita, che è quella cosa che dico nel libro, è una frase che nel libro riporta spesso. Cosa è successo? Che tra me e Lucrezia poi i rapporti naturalmente sono stati quelli che sono sempre tra madre e figlia, come dire madre che lavora in carriera. Usiamo questo termine, che non è che mi piaccia, però rende l'idea. Poi cosa è successo? Che per anni è stato veramente, come ho detto, un corpo a corpo. Poi improvvisamente le cose si sono trasformate. Perché si sono trasformate? Ma non perché voi pensate, perché con gli anni qualcuno finalmente si capisce, si arriva
Ma come si capisce? Si capisce perché è successo a Lucrezia quello che esattamente è successo prima con sua, ossia lei è diventata, ha oggi gli stessi rapporti che ha con le sue figlie, le stesse competizioni che ha dalle sue figlie, lo stesso fatto di dover lavorare anche lei, lavora, fa l'attrice, si sposta, è sempre in giro, con le figlie ha gli identiche rapporti che ha avuto con me. Per cui è arrivata finalmente la comprensione, ma è arrivata perché? Ma non perché io finalmente me la sono meritata, ma perché gioco forza, avendo lei gli stessi problemi che ha avuto con me, si sono semplicemente spostati e adesso trova nella mamma quella che la consola, la confidente, quella che gli dice figlia mia ma non ti ricordi che... Insomma, ecco, questa è la storia che credo... Non so qui quante persone ci sono che hanno delle figlie femmine, ma credo che è la storia di tutti. Il rapporto madre-figlia è al 99% delle donne, hanno gli stessi problemi. Figuriamoci poi se si trovano delle mamme, un po' così come siamo state o sono stata io e come anche adesso a sua volta lei, in vetrina da tutta la vita, ecco, sempre sotto l'occhio della critica, della cosa, insomma, ecco, per cui immaginiamo, questa è la cosa. Però poi c'è da dire che genitori non si nasce, ecco. Imparare a fare genitori è una cosa difficilissima, io sicuramente l'ho fatta anche male, con tanti difetti, con tante, io mi prendo tutte le, diciamo, non mi giustifico, non è che mi trovo, mi posso dire di essere stata una madre provetta, sicuramente no. Però sono stata una madre che ce l'ha messa tutta, sbagliando. Ho anche, ce l'ho messa tutta pure nello sbagliare, però in buona fede devo dire che ho fatto di tutto perché il mio primo pensiero, il mio primo da quando è nata mia figlia è stata che la gente possa pensare, è stato l'amore naturale che io ho avuto per mia figlia, che ho per mia figlia, perché c'è poco da fare, anche se l'istinto materno non è stato proprio il mio forte, non sono stata mai con le mamme appunto che coccolone, quelle mamme che oddio la figlia, la mamma, quelle... No, però l'istinto materno mi ha portato sempre a far sì che la figlia, l'unica figlia che ho avuto, era la cosa più importante, è comunque la cosa più importante, anche se lo rinnego, anche se tante volte dico per carità lasciatela, non voglio neanche te parlare, andare al telefono, però lei è la cosa più importante della mia vita, qual è? È quella, il punto comunque che c'è della mia vita. Per cui ecco, un corpo a corpo che seguita da tutta la vita, che ogni tanto ci si allontana e che poi si rimbalza un po' col corpo. No. Pensate bene, io ce l'ho messa tutta anche ad avere una figlia che doveva avere un bel carattere. Pensate la scelta solo del nome, Lucrezia. Quando io misi a mia figlia, decisi di chiamare una figlia Lucrezia, io 90% degli amici, dei parenti, mi dicevano tutti, ma Maria, Lucrezia, ti rendi conto se poco poco è una figlia un po' insulsa, un po' non osavano dirmi bruttina, perché forse quello era un po' difficile, veniva da due genitori, anche il padre di Lucrezia era un uomo molto bello, era un po' difficile, ma poco, magari poca personalità, magari un po', ma pensi che questo nome lo possa patire? Io ero decisa, no, questo nome sarà la sua forza. E così è stato, Lucrezia è una ragazza, una donna che ha una personalità molto forte, per cui immaginate che cosa, insomma, è questo due scontri di personalità, due scontri, e le mie nipoti sono altrettante, due ragazze a loro volta con delle personalità decise, insomma, libere, forti, molto, molto intraprendenti anche loro. Del resto dovevano per forza essere così. Posso, vorrei che, sì, assolutamente. Posso interrompere un attimo? Assolutamente. Lei ha detto tutto su sua figlia, rimane solo una curiosità. Il punto che si è commossa al Teatro Quirinetta, sì, con sua figlia. Sì. Che cosa è successo? Mi sono molto commossa al Teatro Quirinetta perché uscivo da uno di quei corpi a corpi che c'era stato in quei giorni, per cui ero anche particolarmente andata a teatro sa come si va a teatro per vedere una figlia che qualche giorno prima te ne aveva fatta una, ma però il fo bisogna andare, no? Perché la figlia è a teatro, per cui un po' risentito, un po' così, non pensavo lontanamente, con un po' in collera, no?
E lei è stata così brava e a un certo punto io ero faccia conto lì nella seconda fila e, la guardavo e lei guardava me. Io ho avuto l'impressione che lei recitasse per la sua mamma e a un certo punto ha alzato le braccia e io ho avuto, e nel libro lo descrivo, mi sono commossa perché ho avuto l'impressione, io pure ho alzato le braccia, quindi come sei brava, e ho avuto l'impressione che le mie braccia toccassero le braccia sue e che fossero tutt'uno. Ecco, io mi sono sentita un po' trascinata nel teatro e questo è stato un momento, detto sul palco, è stato un momento di grande commozione. Talmente tanta commozione che quando l'ho scritto questa cosa e mi era riuscito, perché trovo, penso che sia un passaggio riuscito del libro, no? Commovente, abbastanza commovente anche nel descriverlo. Ricordo che erano delle giornate in cui io non stavo molto bene, scusatemi, stavo facendo le mie cure, che ogni tanto mi toccano. E lessi questo pezzo a Lucrezia e nel leggerlo ci siamo commossi, c'era Lucrezia e c'era Ludovica, mia nipote, ci siamo commosse tutte e tre nel leggere questo pezzo. Sì, cosa veramente che a voi può sembrare normale, perché è normale commuoversi per i figli, ma mia figlia va sicuro è tostissima e vederla commossa è cosa rara, molto rara. Ex l'ante della Rovere, oggi Marina di Ripa di Meana, domenica 13 febbraio, sarà stretta alle mie sorelle, oggi escort, ai miei tempi mignotte, io sono con loro da sempre, da quando abitavo a via Borgognona 12, sopra il ristorante Nino, una bella casa romana, dove hanno vissuto o venivano in visita Umberto, Melnati, Bruno Mazzotta, Cesare Garboli, Diana Varè, Natalia Ginsburg, Marco Vicario, Nicoletta Fiorucci, Susanna Agnelli e tanti altri. Nel vano dell'ascensore campeggiava a pennarello indelebile la scritta Marì, principessa delle mignotte. Sì, ma... Dunque, principessa delle mignotte, veniva, questa cosa veniva appunto, io mi sono detto... No, è capitata questa... Io ero molto amica, io abitavo in una casa dove all'angolo, no, chi conosce Roma, via Borgognona, c'era un edicolo, era, qualcuno conosce Roma, io abitavo esattamente dove a Roma c'è un ristorante molto famoso che si chiama Nino, lo conosce? Ah, lei è romana? Ah, allora Nino, il ristorante, io abitavo quel piano sopra. Qualche anno fa, adesso all'angolo, lì c'era un giornalaio e lì, la notte, io ho avuto la mia vita di scapigliata fino ai 40 anni, finché... l'ultimo piano dell'attico di quella casa e avevo una vita molto libera, molto libera, se l'ho raccontata nei primi 40 anni, ecco, beh, insomma, era una libera, una da donna libertina com'era, tornavo tutte le sere a casa la notte tardissimo, mia figlia, abitavamo su due piani, appunto avevo fatto in modo che mia figlia non partecipasse più di tanto alla mia vita libertina, mettendola a vivere su piano di sopra di casa dove stavo, e cosa che mi è stata rimproverata tutta la vita, tu hai sempre messo un diaframma, ma insomma proprio fargli partecipare al mio libertinaggio non mi sembrava il caso, vi assicuro che era libertinaggio puro quegli anni, per cui mia figlia abitava al piano di sopra, io al piano di sopra, e tutte le notti che quando tornavo, tardi sempre, perché erano periodi in cui io effettivamente con cavalieri vari, perché cambiavo da brava libertina, ce n'erano di tutti i tipi e di tutti i colori, quando tornavo c'erano all'angolo lì della casa, c'erano quelle che battevano, era il posteggio delle battone, battone che vedendomi tutte le sere ero finita per diventarci molto amica, Giovanna, Clotilde, Eva, erano delle mie amiche perché erano lì e tutte le sere io le incontravo. Molte volte la sera io tornavo, mi fermavo a chiacchierare con loro. Delle volte le ho anche invitate su a prendere un caffè, un bicchiere di vino. E per cui a me questa cosa, difatti l'ha scritta principessa delle mignotte, si sapeva che io ero amica di queste battone, ma proprio amica ero diventata, ormai era una consuetudine, chiedevo della loro vita, loro mi dicevano
mi dicevano è arrivato il tal fidanzato, mi ricordo io ero fidanzata a quel periodo con uno che loro conoscevo, che nel libro lo racconto, che si chiamava Gancia. Tutti sapevano che Gancia, chi è Gancia, no? Gancia quello dei vini, era, allora loro dicevano, mi piaceva, ma Gancia, sgancia. Era, insomma, era veramente un... Questa era la mia vita. Allora, rinnegare quel periodo, insomma, io sono così... No, ma non era... Cioè, noi che abbiamo partecipato a quella manifestazione, noi non siamo un pacchettone di sinistra. No, però cioè, per pensare... No, no, però perché ancora oggi... Oh, non ho finito. Tenete presente che le femministe le abbiamo già conosciute negli anni 60 e che vogliamo ripetere quella roba lì? A me no. Fa ridere, mia figlia... Arriva giusto, vabbè, ma noi, della mia generazione, andare ancora a ghettizzarsi tra femministe e mignotte, no, dividere, siamo donne, diciamo che siamo donne, ci sono le femministe che sono più mignotte delle donne, le mignotte che sono più per bene delle ragazzi, questa è la mia teoria. Noi attribuiamo alle mignotte di consenso di solidarietà incredibile, quindi ecco, appunto. È il problema di far prevalere. Come dire, l'apparenza al merito. No, però voi siete andati in piazza, sì, l'apparenza, beh, sono d'accordo. Poi siamo qua, possiamo parlare anche di questo, proprio parlavamo della vicenda Battiato, no? Di questi giorni che voi proprio siete qui di casa, io tra l'altro sono stata anche buona amica di Battiato, per cui io ho trovato la cosa, ne parlavamo proprio in macchina venendo, ridicola, non ho mai sentito, forse ha usato delle parole molto forti e molto che io non ho mai sentito, queste parole non si riescono a sapere la verità, quali sono realmente state, però immagino che le parole sì, che siano uscite magari saranno, però quello di mettere alla porta così un personaggio che l'ho trovato, insomma sono successe tante altre cose molto più gravi in Italia, persone che sono state licenziate così dall'oggi al domani e non erano dei grandi artisti come Battiato, ecco questo... Trovo tutto, c'è tutta una misura nelle cose, ecco, io trovo che c'è una misura, è gravissima prendersela con le donne, ma è ancora più grave prendere un artista come Battiato che si sa che è un uomo libero, che è un uomo che parla, grazie a Dio, della sua libertà, se non parla Battiato la persona libera e magari avrà esagerato, che fate? Lo mettete alla porta, l'ho trovato una cosa, ecco, questo. Sua figlia le ha detto, c'è una inguaribile bambina e questo l'ha capita, che ha poco la voglia di vivere. Io sono convinta che sia anche questo sia vero, io sono convinta che guardi che non si può invecchiare, si invecchia, ma non può, come diceva quella grande canzone di Brel, si invecchia ma non bisogna diventare mai adulti, conto invecchiare, conto diventare adulti. Bella canzone. Invecchierò ma con calma, perché questo titolo? Invecchio con calma ma non voglio diventare adulta, voglio restare sempre inguaribile come dice mia figlia bambina, quella l'indole lì me la voglio conservare, sì, mi piace. Invece chiudiamo questo capitolo. L'ultima cosa che volevo dire che mi ha fatto molta impressione quando la signora arriva di me mi ha detto che doveva tirare la carretta, allora io ho visto com'era tutto relativo, no? Perché... So che tutti il mondo pensa, molta gente pensa che io sia una privilegiata, che ho avuto, ma nei miei libri lo racconto, io quello che ho fatto, che mi è successo nella vita, me lo sono veramente guadagnato giorno per giorno, voluto giorno per giorno, inventato giorno per giorno, senza mai l'aiuto di nessuno, semmai ho dovuto sempre aiutare. La sposa tutti. Famiglia, quando fece quella lettera sul giornale, dovrebbe ricordare a mia figlia invece che sua madre negli ultimi 9 anni in fatto di chirurgia non ha affrontato ritocchi ma 4 interventi per cancro al rene. Io vorrei che Francesca introducesse la parola cancro. Che basta, cos'è? Oggi ne abbiamo parlato in macchina. Beh sì, qui entriamo in qualche cosa di molto diverso e sì, difatti mi arrabbiai moltissimo quella lettera partì anche da questo fatto che praticamente si alludeva e infatti per molto tempo si è girato intorno al fatto che essendo in fondo una persona che con gli anni ancora si porta decentemente dovevo assolutamente essere tutta rifatta e questa un po' si
questo non essendo vero effettivamente mi dava fastidio, soprattutto per il fatto che sono anni in cui io ho dovuto, sono 12 anni in cui io combatto, tra, ho avuto 4 operazioni dopo, ho tolto un rene 12 anni fa e ho avuto altre 4 operazioni, altre 3 operazioni e un anno di chemioterapia per il oddio, è così difficile per me parlarne. È un argomento molto delicato, molto doloroso per le metastasi ai polmoni. Sono una persona che combatte, vive ormai con un col cancro, nel senso che è cronico la mia situazione. E così, eccomi qua. Qual è stata la prima reazione? La prima reazione, nel libro lo racconto, quando mi viene detto, sono sul ponte attraverso Roma, il libro è un racconto appunto della mia attraversa, delle mie passeggiate per Roma, mi viene detto mentre passeggio per Roma e sto guardando il ponte Cavour e l'acqua che scivola giù e il primo pensiero mi viene, arriva questa telefonata che mi dice che io ho il cancro e il primo pensiero è quello di buttarmi nell'acqua, di ammazzarmi, penso io. Cosa che poi ha frenato Marina? Mi ha frenato la vanità, il pensiero, il ricordo famoso di una donna degli anni 60, c'è stato un fatto di cronaca che da ragazzina mi faceva molta impressione, questa signora Antonietta Longo, una donna degli anni 60, che negli anni 60 un fatto di cronaca venne trovata sul lago di Bracciano, galleggiante, sgozzata, con gonfia orrenda, l'idea di finire così galleggiante sul Tevere con tutti i romani che mi vedevano, dico no, io voglio morire differente, se la vanità mi ha fatto sopravvivere, perché l'idea di finire così mi ha migliore cosa è quella di velocità di dimenticare, che le ha quasi insegnata il contatto ultimo con, diciamo così, da anziani con suo marito. Questa velocità di dimenticare non potrebbe essere applicata a tutto quello che ha avuto. Lei invece ricorda con molta precisione tutto, strade, vie, personaggi, una valanga il suo libro, di personaggi, e poi le ricorda benissimo, quindi questa, e ci spieghi questa velocità di, diciamo, di piano piano di dimenticare come... Ma io ho sempre detto che oltretutto non sono una persona nostalgica, ecco, sono sempre proiettata in avanti nella mia vita, anche le cose belle, ho avuto naturalmente anni molto, molto di vita, anni molto più belli di quelli, anche perché era un'altra Italia, era un altro mondo, per cui ho vissuto gli anni anche di Roma, particolarmente li descrivo, di una Roma felice, gli anni più belli. Però nonostante tutto è proprio della mia indole, non sono una nostalgica, non sono di quelle che dicono ah, abbiamo avuto gli anni più belli, sono passati, ti ricordi quando, non sono sempre più proiettata in avanti, la mia vita è sempre un programma nuovo, sempre inventarmi anche adesso, che sono molto, come si dice a Roma, anche adesso che c'ho una certa, a Roma si dice così, c'è una certa, ecco, e per cui non, sono... Anche nelle cose belle non voglio ricordare con nostalgia, sono così proiettati in avanti, però naturalmente non dimentico, non è che dimentico, butto dietro le spalle, c'è tanto ancora da fare. Penso che una delle cose, qui il titolo del libro, Invecchierò ma con calma, uno dei segreti forse per non invecchiare, perlomeno a teoria mia, è proprio quella, avere sempre delle cose nuove da fare, inventarsi la vita, avere dei nuovi programmi, avere delle passioni e non stare lì a recriminare, ah, come fanno tanti, no, ormai c'è una certa, vabbè, certe cose non me le posso, quante amiche ho, io non, certe cose non me le posso più permettere, quante donne della mia età e anche più giovani dicono ma non le fa, le ho già fatte, le ricordo, non le posso, no, ogni giorno per me è una cosa... Non c'è tempo, sono malata, c'ho il cancro, cioè, però chi se ne frega, finché posso salto, vado, faccio. Era questa, capito? Questa è un po' la mia teoria, per cui ricordo quello che voglio ricordare di bello, ma non con nostalgia. Da me non sentirete mai dire, ah, che belli
anni, ah quanto mi sono divertita, ah che cose belle, ah no, quanto ancora mi devo divertire, quanto devo ancora fare, quanto mi devo inventare, che cosa è quello che mi tiene. Nel frattempo vi faccio un'altra domanda, perché noi sappiamo che Marina Riba di Meano è sempre stata la ribalta della cronaca, conosciuta perché la sua vita è stata contornata anche e soprattutto da diverse battaglie e proteste a sostegno delle donne, delle ingiustizie, di ogni forma di sopruso, ma soprattutto quelle che ricordiamo forse di più sono quelle a favore degli animali. Noi ricordiamo per esempio che negli anni 90 si realizzò una campagna animalista e Marina Riba di Meano apparse completamente nuda con una folta peluria e la scritta "L'unica pelliccia che non mi vergogno di indossare è proprio quella". C'è infatti. E sappiamo anche che a un certo punto Elisabetta Canalis si è spogliata per la Peta, però il suo nudo animalista ha chiaramente sollevato in lei non poche perplessità, perché lei ha detto, ha dichiarato, io l'ho fatto divertendomi come una pazza, a 60 anni suonati, scattando con la pellicola, è facile invece spogliarsi con il Photoshop e nel pieno dell'avvenenza. Ecco, io al di là della battaglia animalista, volevo chiedere a lei, principalmente poi alle donne che sono qui, per vincere cause come questa è necessario, secondo lei, per farsi ascoltare, per vincerle proprio queste cause importanti, soprattutto quelle per gli animali, a favore degli animali, visto che ci sono tantissime persone che pensano che sia più giusto battersi per gli uomini, quindi per gli esseri umani e non per gli animali, che sono in secondo piano. Io sono un animalista anche perché adoro gli animali, un cane, un gatto, lei ha quattro cani, con dei nomi bellissimi. Io mi chiedo, per vincere queste battaglie è necessario, è indispensabile fare queste azioni così forti, o ci si può far ascoltare anche in maniera diversa? Ma guardi, io parto dal fatto che io, tra l'altro, questa è stata una battaglia che ho fatto per le pellicce. Ero appena tornata dal Canada, dove con i miei occhi ho visto come i cuccioli del fuoco vengono scuoiati. Ero molto impressionata e ho deciso da un giorno all'altro di bruciare tutte le pellicce, perché quella cosa lì, effettivamente, confesso, per molti anni, non sapendo, vivendo nell'ignoranza, non avendo mai, non essendomi mai trovata, avevo naturalmente qualche pelliccia l'avevo. E niente, dal momento che sono entrata in quest'ottica ho visto che c'era qualcosa che bisognava effettivamente fare. Gli animali, dire che amo gli animali, beh, lo sapete, non c'è amore più grande per me. Questa battaglia è molto spregiudicata, questa immagine era molto forte, però devo dire che io diventai poi ambasciatrice di un'associazione animalista internazionale che si chiamava l'IFAD, IFAD International for Animal Welfare, e da lì si decise con la Such and Such, che è un'agenzia pubblicitaria molto forte, questa campagna pubblicitaria molto forte, che tra l'altro produsse i suoi effetti, perché se voi pensate adesso un pochino si stanno riprendendo le pellicce, ma effettivamente per molti anni le pellicce si sono viste molto molto meno. Ecco, io credo che in certi casi è proprio un caso di dire il fine giustifica i mezzi, perché ha prodotto quello che ha prodotto, è stata no, non dico che mangio quanto voglio, ecco, non è analogico, però non sono neanche una che sta eternamente a dieta e faccio molto sport, mangio tutti i giorni praticamente. Posso dirlo, la mia dieta è la mattina un bel tè con frutti di bosco e yogurt, una fetta di pane tostato, colazione abbondante, la prima colazione a luna è una pasta, leggero, un po' di pasta e una insalata, la sera una cosa di verdura, un passato di verdura, pesce o carne e pasta. Ecco, questa è la mia dieta normale, per cui non è che poco, sono una che cede, però questa nel normale. Poi sono una buon gustaia naturalmente, ecco, non è che mi faccio mancare nulla, non è che sono questa in genere tendo a non accettare più gli inviti fuori come sempre, come facevo una volta, e a boffarmi di dolci e tutte quelle cose, perché se vado a mangiare fuori è chiaro che il dolce lo prendo. Insomma, faccio attenzione, perché a una certa si ingrassa.
Vado quasi tutti i giorni, quando sono a Roma mi faccio quasi tutti i giorni un'ora di palestra e non prendo mezzi, attraverso la città sempre a piedi. Sono capace di fare 10 km anche tranquillamente a piedi. Questo è quello che faccio, per cui confesso che sono una persona attenta al terrore di ingrassare, di diventare una sciura grassa, quella sì. Sì, ho molta paura, è una delle cose che mi spaventa di più. Anche sì. Sì, confesso che sono sempre, però non sono una persona mai stata magra, ecco, non sono mai stata magra, così intendiamo. Però insomma faccio attenzione. Con ciò, se vado a mangiare con degli amici, mangio, ecco, non sono di quelle che mi vino tutte le sere, un bicchiere di vino tutte le sere. Faccio attenzione, sono molto buon gustaio e apprezzo molto la buona cucina. Se mi fanno mangiare male, mi arrabbio molto. Quelle case dove si va, che ci sono quei cattivi catering orrendi, non mi piace, li critico molto.